there have questions? Ci sono delle domande? Have questions. C'è mezza domanda? C'è mezza domanda? What is the difference between the balloons going up and the breathless? I have a question. It's okay. I have half a question. My question is, if the mind is projecting on the object of Io ho una domanda, metà. Se la mente progetta sull'oggetto, allora è la coscienza stessa è una proiezione anche quella? So, if there is the assumption of some self-existence. C'è la concezione dell'autoesistenza, la coscienza stessa, anche quella è una proiezione. How does the consciousness appear to you? Come ti appare la coscienza? It appears to me like little tiny. Mi appare come un qualcosa, un circolo. Appare come una piccola puntino. Dorato, che sembra come che fluttua nello spazio, come traslucente, e ho sempre è forma, il circolo dorato è a forma, la tua coscienza ha il colore, la forma, ci sono tanti milioni e milioni di cerchi dorati, la tua coscienza è materiale, è forma, ha colore, forma, no, non lo so bene che cos'è, la vedo soltanto per un secondo, poi va via. Otherwise I have awareness. Altrimenti ho la consapevolezza, voglio sapere se la consapevolezza stessa è una proiezione. La cacca è una coscienza? La cacca è coscienza oppure no? Che viene etichetta, sì. Ah, rispondi alla mia domanda. La cacca? You just answer. Rispondi alla mia domanda. La cacca è la tua coscienza oppure no? No. Why? Perché? Because it's not mind. Perché non è mente. Come non è mente? Why is not mind? Perché non è mente? Perché la mente la puoi sentire. ho cambiato abbastanza pannolini per saperlo. Non puoi sentire la mente. Ma poi, come no? Nessuno può sentire la mente, non puoi leggere la tua mente, nessuno può leggere la mente. Non vedi la tua mente? See it. Feel it. Neither you see your mind, nor other people see your mind. Soltanto tu puoi vedere la tua mente, nessun altro può vedere la tua mente. Io sento di essere consapevole. Io sento di essere consapevole e poi sento. Sento. You feel kinds of mind. You feel senti vari tipi di menti, senti la tristezza, senti delle tensioni che sorgono, senti diversi tipi di coscienze. So you say kaka is not mind. Allora la cacca non è mente, giusto? Allora la cacca non è mente. According to what you said last night, any material thing that appears to the senses is actually mind. Kaka is not mind. Allora la cacca non è mente. Allora. Why? Kaka is normal. It's gold mind. It's gold is your mind. L'oro è la tua mente. You said tu hai detto che senti dei cerchi dorati. È l'oro la tua mente? La consapevolezza del colore? Gold is your mind. È l'oro. L'oro è la mente? È la consapevolezza del colore?
I do not know the answer. You said your consciousness is a gold coin. Hai detto che la tua coscienza è un cerchio dorato. Allora se la tua coscienza è un cerchio dorato, allora. Allora la coscienza è un cerchio dorato, ma non è cacca. Delle volte non diventa cacca. Sto scherzando. So what happened? Gold coin. Cosa è successo allora al cerchio dorato? Your consciousness is a gold coin. La tua coscienza è. It appears as tiny golden circles, like. Dice non ho detto un cerchio dorato, ma ho detto come dei. E ti appare come un cerchio dorato, no? What? Isn't that what you're saying? I think I better put on my glasses so I can follow what you're saying. Yeah, golden circle, round gold. È la stessa cosa. Dice, sì, hai detto un cerchio dorato, allora? Questa è la visione della mia coscienza, guarda. Questa. Golden coin? Why not this? È perché non quello. Your consciousness is sound. La tua coscienza è suono. Is that sound? È coscienza, è suono. La tua coscienza è un cerchio dorato. Tu hai detto che è gold, che è dorato. Comunque no, non hai detto che non è un coin, non è un. Consciousness can't have a shape. E la coscienza non può avere una forma. So is your consciousness also sound? Allora la tua coscienza è suono. Sound. È suono, sapore, oggetti tangibili. La tua coscienza è dolce. Piccante. La tua coscienza è peperoncino. It's separate from the field of the aggregate. You can't say that. Non si può dire che la coscienza è sapore, suono, se della coscienza non è gli aggregati. Però questo è un cerchio dorato. So what is consciousness? What is consciousness? Che cos'è la coscienza? Consciousness appears to awareness. La coscienza appare alla consapevolezza. And I'm asking if quella consapevolezza stessa è una proiezione della mente, è una proiezione. So what lies behind that? Allora cosa c'è dietro a questo? That's why does consciousness quella how does consciousness appear to you? Ecco perché ti chiedo come appare a te la tua coscienza. È la coscienza. La coscienza non viene dalla mente. Body and mind. Doesn't come from mind. O la mente. La coscienza non è venuta dalla mente, il corpo e la mente non sono venuti dalla mente. Non viene venuto dalla mente. If we distinguish between corpo e mente, dobbiamo distinguere fra la coscienza grossolana dei sensi, viene dal corpo e dalla mente fisica, mentre la coscienza sottile non viene. Non deriva da quella. La coscienza sottile che va. Gross consciousness came from body. La coscienza grossolana. So the mind come from the body. Quindi
la mente viene dal corpo, la mente viene dal corpo allora. Quindi il corpo causa, diventa la causa principale della mente. Il corpo è che forma colore, aggregati fisici e colori. È la mente che senza colore, senza forma, diventa la causa principale, la causa principale per la mente. Quello diventa la causa principale della mente. Are you saying that the subtle mind is the cause of the gross mind of the body, the gross consciousness level? Anyways, same is the body. La stessa cosa, è il corpo, la causa principale della mente. Mi faccio una domanda. È il corpo la causa principale della mente? Come può essere il corpo la causa principale della mente? Questa è una domanda molto interessante. È una domanda, la reincarnazione, cosa si intende per reincarnazione? Non è la causa principale. La causa principale della mente, il corpo è causa, questo corpo presente è causa, questo corpo presente è la causa del corpo del secondo successivo. Il corpo di adesso è la causa principale del corpo di domani, e quindi questo corpo è la causa principale del corpo del nostro del corpo di fra un'ora. E quindi la mente, la causa principale della mente non può essere, deve essere qualche cosa che sia senza forma, senza colore. La causa principale della mente deve essere qualche cosa senza forma, senza colore. Senza forma. That's the big thing. Questa è la cosa importante. In the West. In Occidente. What's the explanation of the man called? Qual è la spiegazione della causa principale della mente? Men call for the mind. They say it's a brain body. So brain is dicono che è il cervello, giusto? And then they accept the mind is colorless, shapeless. E accettano che la mente sia senza forma, senza colore. It's not a clear, unified understanding of mind. So there isn't a good understanding of mind in the West. There's different ideas. Ci sono diverse idee in Occidente, ci sono molti scienziati che credono che l'unica cosa che oggettivamente è possibile misurare, che hanno un significato come mente è qualcosa che etichettano come fenomeno felice. Non ci pensano tanto perché non entra nel concetto della materialità. Non c'è veramente, non ci sono delle spiegazioni chiare che è senza colore, senza forma. But they regard the mind. Però considerano qualcosa che la mente è come l'elettricità, non nel senso di caldo, ma come energia, come onde di energia. What the mind is? Non è chiaro quello che è la mente, però
sort of waves. Una forma di onde, di onde. I guess waves, which is the power. Sono che penso, onde vuol dire che hanno un certo tipo di certi tipi di esperienze sono, sono legate a delle esperienze tipo l'elettricità, appunto, elettromagnetico, i cambiamenti elettronici, tipo un certo tipo di esperienze. Immateriale. And the brain e il cervello? What is the source of brain? Qual è la fonte del cervello? The body. Il corpo. Part of body. È il corpo. Source of the brain. Yeah, his body. Il corpo è la fonte del part of this body. Parte del corpo. Dal corpo del padre. No, a parte è la fonte del corpo. Mother, father, then food, air. La sperma e l'ovulo. E questo ancora indietro. La fonte, proprio indietro. Prima, proprio veramente l'inizio. C'è la nozione dell'evoluzione che le varie trasformazioni fisiche si sono cambiate. Proprio l'inizio, l'inizio. All'inizio oppure no? C'è un inizio oppure no? Su questo pianeta sì. Normalmente cosa? Quando si parla appunto dello, si parla sempre dell'uovo e dello sperma che si incontra, però c'è anche proprio il primo primo, il primo, proprio il primo, con la continuità. C'è l'inizio del mondo, giusto? C'è l'inizio di questo mondo, quindi. E quindi c'è l'ovulo e lo sperma che si incontrano e proprio c'è proprio l'inizio, il vero, vero inizio su questa terra, c'è proprio il primo riguardo a questo, da dove viene? Se voi prendete di mezzo Dio, quella è un'altra cosa, è completamente un'altra cosa. Dal punto di vista scientifico, dagli scienziati, gli scienziati credono in Dio oppure no? In generale non credono in Dio. No, gli scienziati non credono in Dio. Ci deve essere qualche cosa. Gli scienziati amano la materia, le cose materiali, pensano soltanto alle cose fisiche, materiali. Hanno veramente difficoltà a credere qualche cosa al di là delle cose materiali. Magari è difficile capire la maggior parte degli scienziati. Io non so molto riguardo, non penso credere a chi creda in Dio. Questo è un discorso religioso, quella è un'altra cosa. Stai cominciando a parlare della scienza. In questo mondo ha un inizio. E come si è evoluto. E poi la nascita dell'ovulo e dello sperma che si incontra, proprio il primo, da dove viene questo? That's the first one. That's però ci deve essere un primo che è avvenuto. They don't really know.
Then, Kasture, you see, then egg and the quindi l'ovulo e lo sperma che si incontrano, però il primo, poi dovete parlare da dove sono venuti l'ovulo e lo sperma, da dove sono venuti e come è cominciato a apparire il corpo, che è cominciato a la prima volta dell'ovulo, la prima volta dello sperma, e quindi l'ovulo e lo sperma vengono dal corpo, da dove viene quel corpo lì? Penso che il mondo occidentale, gli scienziati suggeriscono da esperimenti che forse la Terra è uscita da una grande esplosione del Big Bang, e per quello che riguarda la mente, io penso che quello che pare che sia qualcosa di elettrico. Beh, la mente, io penso, è come viene descritto in questi, leggo questi articoli, loro pensano che è nel cervello, naturalmente che è arrivato dal corpo, loro guardano la mente da diverse parti del cervello e della memoria, e di essere fare, riconoscono le varie parti del cervello. Quello che non hanno identificato è che cos'è effettivamente la mente e che cos'è la coscienza, e quindi sono un pochettino nell'oscurità, non hanno ancora idea di questo perché cercano di trovare qualche cosa di fisso per cui non possono trovarlo. L'essenza, per favore, c'è qualcuno che lo può ripetere, l'essenza? So evolution, from where the sperm came. Da dove lo sperma viene e dall'uovo, da dove, e allora come è avvenuto il corpo, se c'è stato lo sperma e l'ovulo che vengono dal corpo, da dove è venuto quel corpo? Mind is la mente. Windy. Ho dimenticato il tuo nome. Windy. La mente viene dalla mente. È meramente etichettata dalla mente. Where's everything? Dove c'è tutto quanto è meramente importato dalla mente e tutto quanto è etichettato dalla mente. Per cui questo. Happy mind and happy mind come from karma. So Rinpoche. Happy mind and happy mind. Mente. Karma is mind. Karma è mente. Mind, karma è mente. So you would say if mind is merely labeled by the mind. Yes. Per cui la mente è meramente etichettata dalla mente, quindi la coscienza è meramente etichettata dalla coscienza. Tu sei meramente etichettato dalla mente. One thing I'm confused about. What for the real Wendy, real Wendy is that hallucination. Per cui la vera Wendy è un'allucinazione. Allora la coscienza è una cosa, la mente e la coscienza sono una cosa sola o due cose? La mente e coscienza sono la stessa cosa? Just an example, Samantha. What do you think of mind? Quando tu pensi alla mente, è meramente etichettata dalla tua mente. Quella è mente etichettata dalla mente. Quando tu pensi a mente, la mente appare, la mente viene dalla, è meramente etichettata dalla mente. Sì. Quello. In quel momento è etichettata dalla mente. Sì, in quel momento, per cui qualcosa che a voi non vi piace, che succede, la mia mente è infelice, qualcosa succede che vi piace molto e la mente è contenta. Siete voi che etichettate. What is Rigpa? Rigpa.
Che cos'è Rigpa? Rigpa è conoscere i fenomeni. È conoscere i fenomeni. Is that awareness? Sometimes it's translated. Delle volte è tradotto come conoscitore, ma è sbagliato. Rigpa vuol dire se è un conoscitore, è una persona. Se uno dice un fenomeno, Rigpa è un fenomeno che è conosciuto, quindi conosce, altrimenti sarebbe Rigpa Po, allora sarebbe il conoscitore. È la stessa cosa del fattore discriminante della coscienza? This is just the mind itself. Questa è semplicemente la mente stessa. Then within that, in quello, allora c'è la cognizione e la discriminazione, il riconoscimento, la cognizione, discriminazione. Io l'ho tradotto così, All right. Thank you so much. Thank you. Thank you so much to you. Grazie tantissimo a te. Cerco di finire la trasmissione orale del testo adesso. Prima di finire la lampada deve sentire anche questo a finire nel prossimo anno, quindi c'è la doppia trasmissione orale. Il prossimo anno ci sarà doppio trasmissione orale, poi la tripla trasmissione orale. Gli scienziati, quando cominciano a scoprire delle cose, alcuni intelligenti che hanno scoperto che la vita dopo questa vita, la continuità della coscienza, la continuità della mente di questa vita, anche se si separa da questo corpo, c'è la continuità della mente. E alcuni scienziati che hanno molti meriti che possono scoprire quando avranno abbastanza meriti per vedere questo, potranno capire che al di là dell'intelligenza cominceranno a scoprire che c'è appunto la mente che continua anche se lascia questo corpo. È molto interessante. E poi nello stato intermedio, gli esseri dello stato intermedio, l'essere dello stato intermedio, hanno un cervello oppure no? They don't have magari non hanno un cervello. In un secondo possono andare in Tibet, possono andare ovunque. Non ci sono resistenze in montagne, niente. E quindi nel Poa c'è l'introduzione, viene introdotto lo stato intermedio nel Poa. Nel Poa viene introdotto, prima di fare il Poa viene introdotto appunto la persona che muore, viene introdotto lo stato intermedio.
Prima di fare il Power si introduce la persona dello stato intermedio. Lo stato intermedio è quando, normalmente quando voi parlate con la famiglia, voi rispondete. Si risponde, però in quel momento non ci sono risposte. Quello è il segno dello stato intermedio. E quindi poi in un secondo uno può essere in Tibet, può essere così, non ci sono resistenze delle porte, delle montagne, non ci sono ostacoli, non ci sono. Hanno un cervello o no? E come vi avevo menzionato, il mio guru Gyatso Rinpoche ha visto una persona senza testa in Tibet e anche Kunta Koncho Treme Dome ha detto negli insegnamenti che aveva visto una persona senza testa che viveva, non era morta, viveva, era viva, viveva. It's possible, you see, some. È possibile che ci siano delle persone occidentali che dicono: oh, questi lama, queste sono allucinazioni, questi lama sono allucinati, come prendono delle droghe, hanno preso l'LSD, hanno preso qualche cosa e sono allucinati, devono essere completamente allucinati. Magari ci sono delle persone che dicono questo. Magari qualcuno dice, qualche persona occidentale magari può dire che questi lama sono occidentali. Magari hanno preso delle droghe. So that's... then you see... Anything that scientists doesn't know. Qualsiasi cosa che gli scienziati non conoscono, la scienza moderna non ha ancora provato, non riescono a provare, allora dicono: oh, quella è un'allucinazione, la vita successiva è un'allucinazione, la vita passata è un'allucinazione. Allora tutto quanto diventa un'allucinazione. Secondo, quella è la loro risposta. Gli scienziati, ciò che non conoscono è un'allucinazione. L'illuminazione è un'allucinazione. La vita successiva è un'allucinazione. Tutto ciò che non conoscono è un'allucinazione. Then among the scientists, fra gli scienziati ci sono anche diverse opinioni. Ci sono degli parlano di intelligenze. Alcuni scienziati sono molto, molto, molto intelligenti, anche hanno una conoscenza più sottile e hanno delle scoperte più sottili. Allora, gli scienziati normali, diciamo ordinari, hanno più o meno una comprensione grossolana. Però fra gli scienziati sicuramente ci sono dei punti sottili che hanno dei punti di vista molto diversi. Altrimenti in Nuova Zelanda, Sir Richard Paul. I was explained, yes, but something about brain he discovered. C'era qualcosa che aveva scoperto riguardo al cervello? Cosa no, non capisco. Ha scoperto che il cervello praticamente si
si ricostruisce le celle 24 ore al giorno e quindi si rigenera costantemente. Questo non è qualcosa che gli altri scienziati hanno scoperto, e quindi lui ha scoperto questo. Quindi lui è venuto in America per gli altri. Era un dottore, uno scienziato. Gli scienziati comuni non credevano in questo. Ci è voluto molto tempo per accettare questa cosa. E lui ha parlato tantissimo, però poi successivamente, non so dopo quanto tempo, dopo parecchio tempo, allora hanno cominciato ad accettare quelle che erano la sua visione. Perché questo è quello che credono tutti quanti, è quello che ha accettato comunemente. Delle volte le persone credono a qualcosa di opposto, e lui ha spiegato, poi dopo un certo periodo hanno scoperto e quindi hanno accettato quello che lui aveva scoperto. Un certo tipo di scoperta sottile, e dopo Geshe-la del centro di Chandrakirti, lei è la direttrice del centro Chandrakirti di Nuova Zelanda. Dopo che ce l'ha parlato della mente, allora dopo lui ha accettato, lui ha dato gli insegnamenti, che ce l'ha cominciato a parlare della mente, ha accettato, ha parlato dell'orica, allora questo ha accettato questa cosa. Però questo è dopo che lui è stato in America e quindi ha capito l'orica e quindi ha accettato quello che veniva detto dal Geshe. E quindi era veramente buono se lui poteva incontrare Sua Santità Dalai Lama e quindi contattare Sua Santità e quindi fare delle conferenze appunto con Sua Santità. Sua Santità è venuta? Il prossimo anno Sua Santità ha accettato di parlare con Sir Richard Paul e si incontreranno il prossimo giugno in Nuova Zelanda. Fantastico, molto bene. Penso che fra gli scienziati ci sono diverse visioni, questa è una cosa. E pensare, anche fra di loro ci sono diversi punti di vista, proprio come fra i buddhisti ci sono quattro scuole filosofiche, come Vaisbanda, Chittamatra, Madhyamika e così via. Anche all'interno del buddismo ci sono varie scuole filosofiche. E quindi Vaibhashika, Chittamatra, Madhyamika, anche in alcune persone molto intelligenti che hanno molti meriti, allora potranno scoprire la continuità della mente. E quando la mente si separa dal corpo c'è la continuità della mente, c'è anche una continuità della mente prima del concepimento. Una volta che c'era uno scienziato molto importante e famoso che scopre questo, viene annunciato, questo sarà un grande shock, sarà un grandissimo shock. Questo sarà come una scoperta straordinaria, come il sole che brilla. Ci sono alcune delle persone che si ricordano le vite passate e possono vedere le vite future, però individualmente, però nella società ordinaria, nella società veramente sarebbe una scoperta incredibile, scoprire che c'è una continuità della coscienza dopo la morte. Veramente sarebbe una cosa incredibile sapere che ci sono le vite passate e le vite future. Allora io penso che questa sarebbe veramente una cosa straordinaria. Quello che decide le vite future, ciò che decide la vita futura,
You get always born as voi rinascete come esseri umani. In Tibet, noi siamo andati, noi siamo andati al lago di Panden Lamo, appunto dove si possono vedere, avere le visioni delle predizioni. Alcune persone non possono vederle, però c'era un Rinpoche di Saramè, Ose Rinpoche di Saramè, che adesso vive in Mongolia. Il suo guru era, I think we're actualized. Era un essere veramente altamente realizzato, un essere santo, e non indossava le vesti monastiche, indossava una ciuba. He was in the army, but he era nell'esercito, però insegnava il Dharma agli studenti, una cosa del genere. He came there to find out, to find out. Lui è andato lì per scoprire la vita passata di Ose Rinpoche. I don't know, he was attendant or I'm not sure. A past life. So he came to Panden Lamo Lake. È andato lì al lago di Panden Lamo per scoprire, per fare la richiesta di vedere, per avere risposte sulla reincarnazione. E quindi lui è andato con molte persone, non ha visto assolutamente niente e non ha avuto nessuna risposta alle sue domande. Poi quando è andato lì di notte, è rimasto lì da solo e lì ha visto molto chiaramente l'immagine del lago. L'incarnazione era nata in Markham, nel Kham. Markham è un'area del Tibet, Markham, dove Lama Gyupa, che ha fatto 3 anni di Guhya Samaja, il ritiro di Guhya Samaja di 3 anni, Markham, la reincarnazione, poteva vedere che vedeva la reincarnazione che correva intorno, e nello stesso tempo il protettore locale di Markham anche stava correndo e correva dietro alla reincarnazione del bambino, e quindi anche lui stava correndo dietro a lui. E quindi questa persona, che era il maestro di Ose Rinpoche, l'ho incontrato in Tibet, e lui era colui che mi ha dato le reliquie di Lama Tsongkhapa, quelle grandi, bianche, tre grandi. I think maybe three. And he wanted to give me more, but lui voleva darmi di più, però il suo maestro l'ha interrotto, l'ha fatto smettere. So now that's in the relator. I mean, c'erano in giro con la tessitura, non è andato in giro tanto tempo. In Vietnam, in China, in Tibet. They invite again. Hanno invitato ripetutamente, però. So questo porta tantissime persone al tempio. Ci sono andati in giro molte volte, adesso non molto, adesso. He saw in the Panden Lamo Lake. E lui ha visto nel lago di Panden Lamo, ha visto la reincarnazione del piccolo bambino che correva, e ovunque lui correva e il protettore locale gli correva dietro. Non mi ricordo bene il nome del protettore, non me lo ricordo comunque, no, vabbè. For him, at that time, with many people, he didn't say anything.
per nighttime alone. Non ha visto assolutamente niente durante il giorno perché c'erano molte persone. Quindi quando ci sono troppe persone c'è e si inquina al posto e quindi non si vede niente. Ma poi lui è rimasto lì tutta la notte da solo e ha avuto queste visioni. Per quale motivo stavo dicendo questo? Perché stavo dicendo questo? Dimenticato. Quindi questa incarnazione era una incarnazione di un reincarnato di Saramè. Molto tempo prima, l'origine della reincarnazione è quando colui che ha fondato Saramè, il collegio di Saramè. Di Saramè, non Saramè, Saramè. Chanchubampumpa forse. Qualcuno che ha trovato, appunto, che ha fondato il monastero di Saramè. Il suo maestro ha incontrato la reincarnazione precedente di José Rinpoche. Ok, so, di creature. Quindi generate Bodhicitta per ascoltare gli insegnamenti per il beneficio di quanti gli esseri senzienti e proprio per gli innumerevoli esseri senzienti, per gli innumerevoli animali. Gli innumerevoli. I pesci nell'oceano, per tutti questi tipi animali che sono grandi come una montagna, anche piccolissimi che non si possono vedere nemmeno a occhio nudo, per tutti quanti, per ogni tipo di essere senziente, i vermi nella terra, per anche le più piccolissimi insetti piccolini che volano come delle moschine piccoline. Potete immaginare che sono cose piccole che quando camminate nell'erba saltano. Quindi ci sono tantissimi insetti che vivono negli alberi, nelle siepi, poi ci sono diversi tipi di fiori che crescono. Una cosa per l'ambiente, di non tagliare gli alberi, di non tagliare i fiori e così via, non distruggere l'ambiente, perché ci sono diversi insetti che vivono nei fiori, negli alberi, diverse farfalle, ci sono diverse farfalle che vengono a godere dei diversi tipi di fiori. Qualsiasi tipo di fiore, ci sono diversi tipi di insetti che godono di quel particolare tipo di fiore. Per cui se noi distruggiamo queste cose, allora quello che succede, questi animali non hanno la possibilità di goderne. È come noi gli distruggiamo la casa, gli distruggiamo il loro ambiente. E quindi è un po' come se qualcuno viene a distruggere i vostri piaceri, le vostre comodità, diventa veramente difficile sopravvivere per voi. Così la stessa cosa per questi insetti. Ci sono tantissimi insetti, farfalline, piccoli insetti che usano diversi tipi di fiori. Vedo diversi tipi di insetti, diversi insetti nei diversi fiori. I vari fiori hanno insetti diversi, quindi i vari fiori vengono usati da insetti diversi. Quindi questo fiore ha questi insetti, quest'altro fiore ha un altro tipo di insetti e così via. Ho visto questo e quindi vedo questa cosa qua, ho visto questa cosa, è molto importante che non proteggere l'ambiente, proteggere questi fiori, perché in questo modo si proteggono anche gli ambienti di questi tipi piccoli diversi insetti. E poi ci sono, è come
come gli alberi di poi ci sono gli eucalipto, gli eucaliptus, e come i koala che abitano sugli eucaliptus, per esempio questo tanto vivono su questi alberi e mangiano di vari tipi di alberi. Gli esseri senzienti godono appunto di queste cose e noi siamo stati innumerevoli volte, siamo nati in quel modo. Abbiamo goduto dei diversi tipi di fiori, diversi alberi e siamo stati quegli insetti, quelle mosche, quelle farfalle. Innumerevoli volte siamo stati quegli esseri. Innumerevoli volte abbiamo avuto quell'aspetto. Innumerevoli esseri senzienti nei diversi universi. Innumerevoli sura e asura, e per tutti quanti che siano completamente liberi dall'oceano di sofferenze, nel samsara di portare l'illuminazione dal sole. Per questa ragione adesso ascolto la trasmissione orale di questo testo del senso del nettare. Anche non stavo dicendo tutto, perché per esempio in Tibet non soltanto la motivazione, ma anche c'è la condotta dell'ascoltare durante gli insegnamenti, c'è una condotta nell'ascolto. Quando uno ascolta deve avere un certo tipo di comportamento, di ricordare di cos'è ascoltare. Ascoltate con un modo corretto di ricordarmi. Ok. Bisogna entrare nel sentiero dell'essere di capacità superiore. Ma che andrà a fare con la mia gente, 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 la forse magari questo lo traduco. Così, dimorando nei tre addestramenti superiori, l'addestramento superiore dell'addestramento del rifugio vuol dire vivere nell'addestramento col rifugio, nel rifugio della Dharma, l'altro addestramento della moralità e l'altro addestramento della concentrazione e l'altro addestramento nella saggezza. E quando, se uno vuole, desidera essere libero dall'oceano di sofferenza e samsara, dimorando nei tre addestramenti superiori, però senza pensare agli esseri senzienti, la sofferenza degli esseri senzienti che soffrono nel samsara. Attending yourself to be free from samsara.
your mothers, che sono le tue madri, è come tua madre che è completamente catturata in prigione. You don't care. È come se vostra madre è stata messa in prigione, imprigionata, e non prendete assolutamente cura di lei. La mamma è in prigione, ma non vi interessa. È tu che puoi aiutarla, non te ne prendi cura. E quindi tu stesso, più che puoi, cerchi di essere libero da samsara. Quindi, cosa vuol dire questo? Non, se tu desideri essere completamente libero da samsara, però la madre che è completamente catturata in prigione non te ne prende cura, non sei preoccupato per niente di lei. Così, in quel modo. So, so like that. Così, in quel modo. So like that who will do that? Chi è che può fare una cosa del genere? Una cosa così cattiva, così negativa. Non prendersi cura della madre mai. Completamente, essere completamente privo di interesse verso quello di essere, cercare di essere libero soltanto te stesso, cerca di essere libero dalla resistenza cicla della prigione di samsara. Quindi libererò All the transmigrated beings. Tutti gli esseri trasmigratori. Da samsara. The same nyamadutta, so making the mind equalize. E quindi bisogna cercare di equalizzare la mente, equanimizzare la mente. This one is equalizing. Lui dice equalizzare la mente, fra i nemici e gli amici e gli sconosciuti, diciamo le persone che non si conoscono, di generare l'equanimità nei confronti dei amici, nemici e sconosciuti, o gli indifferenti, ecco. E quindi dopo aver meditato, dovete meditare che tutti gli esseri sentiti sono stati nostra madre.
Allora, ora qua come meditare sul ricordare della gentilezza della propria madre. Quando voi siete nati, come da una madre, dovete pensare che avete trovato come un gioiello dopo che siete tenete stata la mano della madre, come se voi, la madre vi pensa che voi siete come un gioiello, vi tiene stretta. La madre pensa a voi come se fosse un gioiello, così prezioso. Qualsiasi cosa loro fanno, tutte le azioni che fanno, pensano a loro, cercano di non danneggiare il proprio figlio. Cercano di evitare qualsiasi tipo di danno. Cercano di evitare qualsiasi, soltanto di dare grandi benefici, qualsiasi cosa possano fare. Cercano di essere di beneficio. Anche se voi andate tantissimo dolore quando, date, quando la madre mette al mondo un figlio, i lami reincarnati come per esempio Yanzi Rinpoche, quando nacque da sua mamma, la madre non ha avuto assolutamente alcun dolore, è stata veramente come dice all'ospedale, non ha sentito, non ha avuto assolutamente nessun dolore, è nata così. Quindi i lama reincarnati che hanno moltissimi meriti, quando rinascono, quando escono dal ventre materno, la madre non ha nessun dolore. E non solo questo, ma anche normalmente è così. E anche questi esseri molto elevati, questi grandi lama che sono molto sviluppati nell'età, anche nel ventre materno, loro praticano la divinità della madre, fanno la pratica del tantra e quindi la madre ha il mandala all'interno del suo ventre e questo. Questi sono esseri che hanno delle altissime realizzazioni. Generalmente, altrimenti, in generale, veramente hanno tantissimo dolore. Ho visto, ho avuto appunto in televisione dei documentari e quindi il marito deve essere lì a cercare di aiutare, a confortare per fare in modo che la madre abbia meno dolore, ma questo non è possibile, c'è tantissimo dolore. E quando nasce il bambino è veramente incredibile, incredibile, deve far nascere. Dopo che è uscito dal ventre, la madre si prende cura del figlio come se fosse un gioiello che esaudisce i desideri. Questo all'inizio, quando uscite dal ventre materno, la madre ha questa sensazione.
So can you imagine the, potete immaginare quando siete nati, quando siete nati, tutti i diversi tipi di nascite che avete avuto, delle volte avete vissuto nelle montagne rocciose, dove ci sono dei piccoli buchi. Poi anche bisogna andare, volare molto lontano per prendere il cibo, per trovare i vermi. E poi prendete il vermo lo tiene in bocca, lo tiene in bocca, lo tiene qui nella gola, poi dopo lo sputa, arriva su come nel nido, da mangiare tutti quanti i piccoli che sono lì così con la bocca aperta, con il becco aperto, tutti quanti piccolini, e poi gli date da mangiare, e poi magari il vermo completamente morto, e quindi ma dovete fare così tutti i giorni, fate questa storia qua. Però allo stesso tempo altre volte ci sono molti nemici, come per esempio delle aquile, degli uccelli predatori che attaccano. Quindi mentre la madre va a mangiare, va a prendere il cibo, torna indietro, non trova più i piccolini, e questo è il modo come vengono nutriti con i vermi che la madre raccoglie in giro. E quindi la madre crea tanto carmissimo negativo per prendersi cura dei piccolini. Ma veramente ogni giorno, incredibile, accumula karma negativo tutti i giorni per prendersi cura di voi. È così. E potete vedere la gentilezza, e poi devono soffrire, devono accumulare tantissimo karma negativo anche soltanto un giorno così. Quindi creano tantissimo karma negativo. E poi questa non era stata solo la prima volta, e c'era la stessa madre, la madre uccello ha creato questo karma negativo innumerevoli volte da tempo senza inizio, e quindi soffre, ha creato questo karma negativo da tempo senza inizio, ha creato questo karma negativo per voi. Anche soltanto da quello, non potete neanche immaginare, non si può immaginare della sofferenza, quanta sofferenza hanno anche soltanto da quello. Poi lo stesso, continuano a procurare da mangiare, devono soffrire continuativamente, tutto il karma negativo che hanno accumulato nel passato, fino a che finché voi siete nel samsara dovete rinascere ancora devi soffrire, devi creare ancora karma negativo senza fine, c'è da soffrire. Soffrire non soltanto per il karma negativo che hai creato per il futuro, ma anche il karma negativo che è già stato fatto, devono ancora continuare a sperimentare il risultato del karma negativo passato. E questo continua, va avanti. Incredibile. E quindi poi una nascita, non so quel tipo di nascita, quello che la madre è via, allora buttano fuori le altre uova, e quindi mettono, succede appunto che delle volte ci sono degli uccelli che buttano via le uova delle altre, e quindi la madre torna e tiene i suoi figli, non sono gli stessi uccelli. E questo è un altro karma, è un certo tipo di karma, come
E appunto ci sono certi uccelli che aspettano che la mamma uccello se ne va per andare a cercare da mangiare, che buttano fuori le uova di quell'uccello, e l'altra madre che torna cova le uova di quegli altri uccelli. Noi siamo nati così tantissimo tempo. Questi uccelli che rubano praticamente il nido degli altri, e quindi quando questo è successo migliaia di volte, innumerevoli volte è successo questo, che mi hanno portato via. Potete immaginare. So, like that. Le casa crocodile. Per esempio, i coccodrilli, ho visto i figli dei coccodrilli, i coccodrilli, loro mettono le uova non nell'acqua, ma sopra l'acqua. Fanno un buco e mettono le uova lì. Non mettono i piccoli subito nell'acqua. Non li mettono subito nell'acqua. Quello che fanno, la loro bocca è molto lunga. I coccodrilli hanno quello che fanno, hanno dell'acqua nell'acqua, hanno dell'acqua nella bocca, la loro bocca è piena di acqua, e quindi la loro bocca è molto lunga e quindi tiene l'acqua, e quindi buttano i piccoli in bocca, mettono i piccoli in bocca e prendono e mettono i piccolini nella bocca. Delle volte viene fuori la coda o la testa così, e li tengono così in bocca. E tengono la bocca, non so per quanto tempo se li tengono nella bocca, però c'è acqua nella bocca per fare in modo che si abituino all'acqua. E quindi noi abbiamo fatto questo innumerevoli volte, siamo stati coccodrilli, siamo nati da coccodrilli, siamo stati, quindi la madre ci ha tenuto in bocca perché noi non ci spaventassimo dell'acqua, dei grandi fiumi, quindi per farci abituare all'acqua ci ha tenuto in bocca, per farci abituare, e poi dopo un poco i piccolini possono andare anche nell'acqua. Noi siamo stati trattati così, come i coccodrilli, gli esseri senzienti sono stati innumerevoli volte coccodrilli, anche noi siamo stati innumerevoli volte coccodrilli, sono stati madre così con noi, e quindi le madri che fanno qualsiasi cosa per proteggere i loro figli. Ho sentito a Washington, vicino alla nostra casa c'è un'altra famiglia che dà da mangiare gli uccelli a una. Loro non danneggiano gli animali, e poi li daini vengono
vengono al loro nel posto e insegnano, e la madre insegna, la madre Daino insegna, o sono dei cervi, insegna ai figli come correre, per esempio quando ci sono le tigri o degli animali predatori, insegna loro come fare, anche se non parlano, anche se, però loro insegnano qualcosa ai figli, e quindi vai, corri da questa parte e poi dopo all'improvviso fai una curva, all'improvviso cambi, e quindi corri, così, per esempio così la tigre che corre soltanto dritta, devi mettere una forza, corre forte, no? E poi vi aiuta a, all'improvviso il cervo o il daino all'improvviso gira da un'altra parte, e questo è per confondere la tigre, perché appunto c'è tantissimo sforzo nella corsa, allora magari non è facile per la tigre girare immediatamente e seguire il cervo o il daino. E quindi, visto che la madre insegnava queste cose, la madre insegnava a suo figlio come proteggersi, come correre, insegnava come correre, e poi queste persone hanno gli animali e non li danneggiano, e quindi gli esseri senzienti sono stati cervi e daini. Quando erano nostre madri ci hanno insegnato tutte queste cose e ci hanno sempre cercato di aiutare, quando ci sono gli animali che cercano di ucciderti, ci hanno insegnato come proteggerci da queste situazioni difficili. Sul controcambiare la gentilezza delle madri. Quindi, helping them bring some sort of pleasure. Aiutarli per farsi di avere, aiutavano per avere dei piaceri samsarici. The mother themselves.
anche la madre stessa. La madre, stessa ha sperimentato i piaceri samsarici per innumerevoli vagi dal tempo senza inizio, e quindi il causare soltanto del piacere, il piacere sensoriale non è il controcambiare la gentilezza. Il controcambiare la gentilezza migliore è quello di condurre loro nella strada per la liberazione dal samsara, condurre alla felicità della liberazione dal samsara, la felicità ultima e la felicità incomparabile dell'illuminazione. Quello è il modo migliore di controcambiare la gentilezza. Quella è la cosa migliore, è il modo migliore di controcambiare la gentilezza, quindi di condurli alla felicità della liberazione, e che può anche essere non soltanto il samsara, può essere anche il nirvana inferiore. E quindi delle volte se voi non pensate bene, anche se voi avete sentito tantissimo Dharma, la sua santità Dalai Lama, avete sentito tantissimo Dharma, però con i vostri genitori. Avete perso di fare che possa di causare loro il piacere samsarico, e questo è quello che loro hanno già sperimentato tantissime volte, come sura incredibile, e quei piaceri che abbiamo sperimentato già innumerevoli volte. Quindi causare ancora del piacere samsarico è non è niente, perché in realtà si continua a soffrire. Quindi cercare di condurli alla felicità della liberazione, particolarmente l'illuminazione, questo non fate niente per loro, non fate recitare delle preghiere, potete pensare e preghiere, potete parlare, potete cantare le preghiere davanti ai genitori, in modo tale che non deve essere una presa, io sono buddista, fare così. Potete fare delle canzoni, davanti a loro, voi state pensando delle canzoni che ve godete, e loro sentono queste cose, e in questo gli state dando del conforto. Ecco, così potete fare così, recitare dei mantra, e quindi questa è una cosa che voi potete fare per i vostri genitori, e quindi dovete cantare davanti a loro delle canzoni, magari con il contenuto di Lamre, e potete trovare molti modi diversi in modo tale per aiutarli ad essere liberi da samsara, perlomeno quello, la cosa migliore è l'illuminazione. Qualsiasi modo che voi potete utilizzare, dovete concentrarvi su questo, e semplicemente aiutare soltanto, deve aiutare i genitori, semplicemente così, non pensate mai al Dharma, semplicemente per rendere la loro vita comoda. Non è niente di nuovo, l'hanno già sperimentato innumerevoli volte questa cosa, i piaceri sensoriali. Invece, ricevete insegnamenti della sua santità innumerevoli volte, però ai vostri genitori non pensate a loro, di liberarli dal samsara, non pensate in questo modo qua. Non pensate che devono essere liberi dal samsara, non fate niente per loro. Semplicemente causate soltanto i piaceri di questa vita, e questo è tutto. E questo non è niente di noi, l'avete già fatto un sacco di volte. Allora posso rinascere nei rami inferiori, è così. E quindi veramente povero. Quindi quando dico fate qualche cosa, fai questa preghiera, questo mantra, canta, suona questa preghiera. Non pensate che di poterlo fare, e pensate che soltanto beneficiare gli altri, pensare ai vostri genitori, dovete pensare ai vostri genitori come aiutare loro per liberarli da samsara, dovete pregare a voce alta, in modo tale che possano sentire soltanto causare il loro piacere di questa vita. Non è sufficiente, è un modo veramente povero di aiutare. Non li state veramente aiutando. Non è un vero beneficio, che è quello di liberarli da samsara e condurli all'illuminazione. Questo è.
No, how to meditate on love and kindness. Come meditare sull'amorevole gentilezza. Quindi con i vostri genitori ci sono tantissimi modi, anche se sono cristiani o non credono in nessuna religione, però ci sono molti modi diversi in modo che voi potete aiutarli. Per esempio, in qualche modo, di poterli in un modo abile di aiutarli. Questa vita è la, questa vita avete la possibilità di aiutare queste persone. La prossima vita non sappiamo in quale realm ci troveremo, però questa vita, perché siete insieme a queste persone adesso con i vostri genitori, e quindi avete la responsabilità di aiutare loro. Vi ascoltano. Mi ricordo di questa cosa qua. Quando il terzo corso, a Copan, il terzo corso, c'era Nick. Il terzo c'era Nick. Nick venne. Con Yeshikado. Il quarto corso è arrivato alla mamma di Nick. Anche la madre anche faceva la processione ai cinque, non mi ricordo, bisognava toccare la testa, ma la madre ha toccato soltanto il sedile, solamente il sedile, non il pavimento. Mi ricordo, tu mi hai detto questo, mi ricordo ancora questa cosa qua. Quando è morta tua mamma? 5 years? Huh? 9 years. 9 anni, ah. Yeah. Very good mother. Avete veramente una brava mamma, eh? Yeah. After coming back from Kapan, dopo che è tornata, she joined the Buddhist group. Si è unita a un gruppo buddista, no? Yeah. Si è unita alla società buddista di Melbourne. Lei ci ha portato, me e la Mayeshe, ci ha portate e vi ha parlato un po' delle quattro nove di verità. Non mi ricordo, non ero lì, non c'ero quella volta. La mamma di Nick ci ha portato, ha guidato la macchina, ci ha portato. Forse lei si aspettava che io parlasse, ma... Però c'era Lama e quindi ha parlato alla Maeshe un poco. Mi ricordo questo. Quindi come meditare sulla compassione? Adesso come meditare sulla attitudine speciale.
Adesso come meditare per generare bodhicitta. Engaging in the six e quindi vi impegnate nelle sei paramite. Se voi siete contenti, volete meditare sulla generazione di bodhicitta, equanimizzando e scambiando se stessi con gli altri. Voi potete fare questo, quello che dovete fare è quello di fare della, di riconoscere sette punti della testa, sette punti di causa effetto. Riconoscere che gli esseri senzienti sono stati nostre madri, ricordarsi della, propria, della gentilezza delle madri e quindi, come prima, e quindi pensate in questo modo qua.
So the cherishing I, il prendersi cuore dell'io è la fonte di tutte quante le sofferenze, è la sorgente di tutte le sofferenze, di tutti quanti i problemi, tutti quanti gli ostacoli e del Dharma sono la fonte di tutti quanti gli ostacoli di ottenere tutte le realizzazioni fino all'illuminazione. The obstacle, that's the main obstacle to l'ostacolo principale a beneficiare gli altri, gli innumerevoli esseri senzienti. So that's the source of all your suffering. Sono la fonte di tutte quante le vostre sofferenze. Past life suffering, this life. Le sofferenze delle vite passate, le sofferenze di questa vita. Future life. Sufferings of future lives. La sofferenza delle vite future. You cherishing I. Prendersi cura degli altri. Then, then sufferings of other sentient. E anche sulla sofferenza degli altri esseri senzienti, che causa innumerevoli sofferenze, che diventa la causa, voi stessi diventerete la causa per la sofferenza di innumerevoli esseri senzienti, la causa di innumerevoli sofferenze per gli altri esseri senzienti. Questo è il prendersi cura dell'io. You cherish one, se voi prendete cura anche solo di un essere senziente, di un insetto o di una persona, vi prendete cura di un essere senziente, questo diventa la fonte di tutte le felicità, di tutte le vostre felicità. È la fonte di tutte le vostre felicità fino all'illuminazione. Potete immaginare, è la fonte, cioè, allora ne prendetevi cura di un essere senziente con un buon cuore, allora quella diventa la fonte di tutte le felicità di tutti gli esseri senzienti fino all'illuminazione. Quindi voi vi prendete cura di un insetto o di una persona, di un essere senziente, allora quello diventa la radice di tutte le felicità, non soltanto vostre, ma per gli innumerevoli esseri senzienti, degli innumerevoli esseri senzienti, compresa l'illuminazione. Ed è menzionato questo nel testo di Khyabje Khuno Lama Rinpoche, il grande lama dal quale Sua Santità il Dalai Lama ha ricevuto la trasmissione orale, il commentario del Bodhisattva Charivatara in modo esteso, e lui dice nel testo lode a Bodhicitta. So, Bodhicitta is the only Quindi Bodhicitta è soltanto l'unica cosa. The sentient beings che porta gli esseri senzienti, nostra madre, gli esseri trasmigratori che sono vasti quanto lo spazio. Innumerevoli esseri senzienti di ogni essere, e la Bodhicitta è l'unica cosa che elimina la sofferenza di tutti quanti gli esseri senzienti negli innumerevoli reami di esistenza. E tutto questo viene da Bodhicitta. Poi anche per ricevere la felicità per ognuno degli esseri senzienti, da pace e così via, per causare la pace agli esseri senzienti, dipende tutto da Bodhicitta.
So everyone to be free from self. Tutti quanti, affinché tutti quanti possano essere liberi dagli inumeri, dalle sofferenze, di ogni reame, per liberare ognuno, dalle, ogni essere senziente da ogni sofferenza, di ognuno dei reami. Allora questo dipende da Bodhicitta, e ancora causare loro la felicità e la pace fino per gli innumerevoli esseri senzienti dipende da Bodhicitta. Questo dipende tutto quanto da Bodhicitta. Se voi avete Bodhicitta, allora tutto questo è quello che potete fare. Questo è quello che potete fare con gli innumerevoli esseri senzienti, agli innumerevoli esseri senzienti in ogni reame. Ora voi capite come è importante, la cosa più importante, la pratica più importante, e non deve essere ritardata neanche di un secondo. Non c'è da dire, e non, quotidianamente da questo punto di vista potete vedere adesso come questa è la pratica più importante che di qualsiasi altra cosa che voi facciate nella vostra vita. Qualsiasi altra cosa che voi facciate nella vostra vita, la cosa più importante, ancora più importante del dormire. Dico, lo sto dicendo a me stesso questa cosa, lo sto dicendo a me, lo sto dicendo a me, lo sto dicendo a me. You have to understand. Dovete comprendere, come scrivetelo nel vostro libro diarrea. Questo è quello che Bodhicitta, la vostra Bodhicitta può fare. Se voi avete Bodhicitta, questo è quello che voi fate, quello che potete fare, quello sarete in grado di fare. A riuscire ad aiutare innumerevoli esseri senzienti fino all'illuminazione. Innumerevoli esseri senzienti negli inferi, innumerevoli esseri senzienti nei preti, innumerevoli animali, innumerevoli esseri senzienti negli animali, negli uomini, romani, azzurra, azzurra, nello stato intermedio. E quindi causare loro la sofferenza, la felicità fino all'illuminazione. Voi riuscite a immaginare questo? Sì. So you can see how quindi ancora potete vedere come è importante vivere la vita con Bodhicitta, la felicità, il buon cuore ultimo per il benessere di tutti quanti gli esseri senzienti. E quindi anche Bodhicitta, anche voi non conoscete Bodhicitta, però perlomeno avete il buon cuore di condurre gli esseri senzienti, gli animali, gli insetti, ogni essere senziente che vogliono la felicità e non vogliono la sofferenza. Volete vivere con un buon cuore. Tutti quanti amano il buon cuore, tutti quanti amano ricevere benefici, non vogliono ricevere, non vogliono danneggiare, non vogliono ricevere danno da voi, vogliono ricevere dei benefici da voi. So for example, Asanga. Qui per esempio, Asanga, per esempio, Asanga che aveva visto il cane ferito, pieno di vermi e di larve, ha generato questa incredibile compassione e così è riuscito a vedere Buddha Maitreya. E quindi Buddha Maitreya ha dato insegnamenti da quelli innumerevoli esseri senzienti hanno ottenuto l'illuminazione studiando gli insegnamenti di Buddha Maitreya, Abhidharma e così via. Hanno studiato la Uttara Tantra, Dadegyen,
E così via. Ancora stanno continuando a studiare questo fino ad ora. E quindi innumerevoli esseri senzienti, ognuno ottenuto l'illuminazione. Così sono diventati bodhisattva e sono diventati praticanti del tantra. Innumerevoli. E quindi sono diventati arat e così via. Asanga ha generato la grande compassione verso il cane. Era Maitreya Buddha, però lui l'aveva visto questo cane che soffriva. E quindi è proprio a causa della sua visione del karma negativo che non era ancora, è così, è quello che lui vede. Quindi per noi è la stessa cosa, noi vediamo sempre così, non vediamo dei Buddha, anche se Buddha non lo vediamo, anche se sono Buddha non li vediamo, magari molte volte, magari terribile, vediamo degli esseri viventi, degli animali, delle persone, degli umani che soffrono tanti soldi. Sono sicuro che innumerevoli volte ne abbiamo visto dei Buddha, però non li abbiamo riconosciuti come Buddha. Come per esempio nel lignaggio di Vajrayana, il discepolo Sibuwa, il monaco. Avevo spiegato che Dorjepamo l'ha condotto nella terra pura di Narokacho senza che lui dovesse morire. Ha ottenuto l'illuminazione lì. Se voi siete in grado di rinascere nei reami pure di Vajrayana e Tapakasha, definitivamente ottenete l'illuminazione lì. Questo è un modo di pregare. E quindi, naturalmente, magari facciamo le preghiere per rinascere, però c'erano delle persone che hanno una fortissima compassione e bodhicitta e pregano di poter rinascere negli reami inferiori per soffrire per gli esseri senzienti, per poter rinascere negli inferni e quindi rinascere negli inferni per gli esseri senzienti. Per esempio, sapete, in America lui è stato direttore per molti anni al centro Vajrapani. Era laico. Quando abbiamo invitato Sua Santità Son Rinpoche, stavano cominciando una causa sulla montagna dove è stato cremato il corpo santo di Lama Yeshe, e ci è venuto Son Rinpoche, ha fatto le benedizioni. A un certo punto è venuto fuori un serpente. C'era un serpente e la famiglia di John viveva lì vicino. Tipi, queste tende dei tipi nella foresta. So anyway, he was a big bug monk. Lui è diventato monaco. I don't remember what he said. I asked him to be a monk. I'm not sure. Non so se è diventato monaco o se lui mi ha chiesto, se gli ho detto io di diventare monaco. A long time, but I think. Quando lui era laico, poi he's living in Washington. Adesso vive a Washington. Finish helping the house and all that. E sta finendo la casa, lavorando nella casa. Lui ha costruito. He built the room for retreat up there. Ha costruito delle stanze per ritiri sulla collina.
E gli ho chiesto una volta, gli ho chiesto, forse due anni fa, di pregare di rinascere nelle terre pure, perché devo andare nelle terre pure. Io voglio rinascere, nel mondo sofferenza per aiutare gli esseri senzienti. Lui ha detto che vuole rinascere, non ha detto i reami inferiori, nel mondo sofferenza, perché devo andare nella terra pura, voglio rinascere nel mondo sofferente per aiutare gli altri. Questa è veramente una buona idea, perché andare nelle terre pure può essere abbastanza egoistico, perché è sempre per ottenere la felicità personale. Quindi è adatta perché il giorno di è abbastanza adatto agli occidentali, cioè, tutti quanti sempre gli occidentali pensano sempre quando posso essere felice, sempre giorno e notte cantano questo mantra, mentre invece i tibetani recitano mani per me, mani per me, mentre invece gli occidentali pensano quando posso essere felice. Comunque la risposta che mi aveva dato Gio, non mi ricordo il posto, sono rimasto abbastanza colpito dai suoi commenti, dalla sua motivazione. È veramente molto buono, sono molto molto buono, sono stato veramente colpito favorevolmente da questa motivazione. E poi naturalmente sviluppa, rinascere da compassione per rinascere negli inferni, come ho detto ieri, appunto, quello che fa nel Bodhisattva è quello per ottenere il nirvana, lo stato della pace personale. Quella per il Bodhisattva è come carta igienica usata, non come carta igienica, proprio carta igienica usata per pulirsi dalla cacca. Ecco, questo è detto negli insegnamenti, è come se voi sputate, ecco, la liberazione personale è per il Bodhisattva è come uno sputo, proprio una cosa di repellente. Quindi rinascere invece negli inferni è un qualcosa di incredibilmente, per i Bodhisattva è una cosa che li rende felicissimi, una cosa che li fa rinascere, li fa essere contentissimi, andare negli inferni per essere senzienti è la cosa più importante, è come bere del nettare. Questo è l'esempio, diciamo, adesso è come andare in piscina, andare in spiaggia. Delle persone lavorano tutti i giorni intensamente e poi dopo vanno alla spiaggia per rilassarsi, lavorano per molti anni, non hanno avuto assolutamente la libertà di poter andare, riescono ad andare in spiaggia, quindi sono contentissimi, ecco. Questo è un po' l'esempio. Per ogni persona cosa vuol dire una cosa grande, è gioia e grande eccitazione poter andare in spiaggia, per poter rinascere nei reami, per beneficiare gli esseri senzienti. È veramente una cosa grandissima, la più grande delle felicità per i Bodhisattva, perché prendersi cura degli altri esseri senzienti, si prendono cura, perché veramente hanno questa incredibile, grandissima compassione verso tutti quanti gli esseri senzienti, per cui sono contenti di andare negli inferni per sperimentare le sofferenze per gli esseri senzienti. Questo l'ho spiegato anche ieri, questo.
Ah, so I mentioned here and there. Mm. Oh, menzionato, voglio menzionare questa cosa qua. You know, besides big service, dell'offrire grandi servizi, se voi vi prendete cura degli altri esseri senzienti, al di là dei grandi servizi che potete fare o servigi che potete dare, portarli all'illuminazione, condurli all'illuminazione, anche liberarli dal samsara, anche portarli alla felicità delle vite future, condurre la felicità delle vite future, anche la felicità temporanea di questa vita, anche delle vite future, anche la felicità delle vite future è temporanea, ma anche il piccolo piacere di questa vita. Anche il piccolo piacere di questa vita, even small pleasure, anche i piccoli piaceri di questa vita, whatever you can help. Qualsiasi cosa voi potete fare. Per esempio, somebody, se qualcuno, voi non avete fatto alcun errore, qualcuno vi accusa di aver fatto qualche cosa, di aver sbagliato qualche cosa, anziché di chiarire in ufficio in tribunale, anziché portarlo in tribunale, no, non ho fatto quello, quella persona ha detto così, quella persona ha fatto l'errore, io non ho fatto niente, quella persona dice, ecco, quella persona ha fatto, io non ho fatto niente, invece di fare questo, vedete, tutte le punizioni che vanno su quegli altri. E quindi voi non siete puniti, siete liberi. Invece di fare questo, invece di fare quello, devi accettare felicemente, offrirti la vittoria agli altri e prendete la perdita, come appunto è spiegato negli 8 versi dell'addestramento mentale, nelle 8 stanze dell'addestramento mentale. Magari se qualcuno spinto da gelosia, vi accusa di qualcosa che non avete fatto, e c'è qualcuno che vi calunnia di aver fatto qualcosa, vi dice che avete fatto qualcosa, offrite la vittoria agli altri e prendete la sconfitta su di voi. Quindi in questo modo, qualsiasi tipo di punizione, o prendete comunque le accuse degli altri e offrite la vittoria, e in modo tale che l'altra persona non debba essere punita, qualsiasi cosa non la ottiene. E quindi questo è il modo, è proprio di cambiare l'attitudine mentale, quindi offrire la vittoria, prendere la perdita o la sconfitta e offrire la vittoria agli altri. E questo è un esempio. Questo è completamente opposto a quello che le persone mondane fanno, quello che fanno le persone nel mondo a livello ordinario. Questo è dare contro all'attitudine autogratificante, l'ignoranza, l'attaccamento e così via. Example like that. Quindi c'è questi esempi così. One time Genchamba Ongde. Una volta che Genchamba Ongde ha dovuto andare a Dalhousie quando è venuto giù. He came down. Lui è venuto a Patankot. È arrivato a Patankot di notte tardi. E c'era un ristorante tibetano.
didn't see for so many years. Non l'ho visto per tanti anni. Outside there, fuori c'erano appunto gli, questi negozietti indiani fuori nella strada. So I don't know what happened. Non so bene cosa sia successo. So they, I don't know, something disturbed, and they, se è stato qualcuno che venga andato disturbato qualcuno. O che stava urlando, non so bene che cosa, e poi le persone che erano le persone al piano superiore del ristorante hanno buttato giù l'acqua attraverso dalla finestra, hanno buttato giù secchi d'acqua alle persone che erano sotto, hanno buttato dell'acqua addosso, qualcosa del genere. E quindi hanno cominciato a litigare, le persone dal primo piano, le persone nella strada, i negozianti. E quindi hanno litigato. E Geshe Champa Wondo è andato al ristorante tibetano. Dopo un po' è arrivata la polizia, mi ha spiegato la polizia, è arrivata da Geshe là. E hanno pensato che fosse stato Geshe La e Geshe La l'ha portato Geshe La in prigione. E dopo pochi minuti hanno parlato, hanno scoperto che non c'entrava niente Geshe La. Allora mi ha chiesto a Geshe La di andare via. Geshe La ha detto: posso stare qua in prigione? Posso stare qua in prigione? E lui ha chiesto: posso stare qua in prigione? Lui ha chiesto ai presidenti: posso stare? Ma loro non gliel'hanno permesso. Lui ha chiesto: per favore, mi tenete in prigione? Ma loro non gliel'hanno permesso di stare in prigione. Questo è veramente un vero addestramento mentale. All your happiness from beginningless rebirth. Tutta la tua felicità da tempo senza inizio, fino ad ora. Tutta la felicità di adesso, la felicità delle vite future, fino all'illuminazione, la felicità delle vite future. La felicità delle vite future fino all'illuminazione è vostra, tutto quanto viene, tutto questo viene dal vostro buon karma, dalla vostra mente virtuosa, dal tuo buon karma, il tuo buon karma è l'azione santa dei Buddha. Il tuo karma positivo è l'azione santa del Buddha. La Buddha ha due sante azioni. Una è che possiede l'onniscienza. Una delle azioni del Buddha è dentro di noi essere senzienti. Una delle azioni del Buddha è dentro di noi essere senzienti. Quindi il nostro buon karma è l'azione del Buddha. Quindi the good karma, il buon cuore è un'azione del Buddha e questo viene da Buddha. Buddha viene dai Bodhisattva. Bodhisattva vengono da Bodhicitta. Bodhicitta viene dalla grande compassione. La grande compassione viene generata, è generata. La grande compassione è generata
But depend on indipendenza suffering. Dalla sofferenza. By the kindness e dalla gentilezza degli esseri senzienti sofferenti, la compassione viene generata dalla è generata grazie alla sofferenza degli esseri senzienti. So without e quindi senza la sofferente, senza gli esseri senzienti sofferenti, non c'è. Non c'è la grande compassione, non può sorgere la grande compassione. Senza la grande compassione non c'è bodhicitta, senza bodhicitta non c'è bodhisattva, senza bodhisattva, senza bodhisattva non ci sono bodhisattva, non c'è Buddha. Senza Buddha non c'è buon karma. Non ci sono le azioni positive. Senza il buon karma non c'è felicità da tempo senza inizi per voi e non c'è felicità per tutte le vite future fino all'illuminazione. E quindi non avete assolutamente felicità nel passato, nel presente e nel futuro. Non c'è felicità, la felicità temporanea, la felicità ultima, la felicità incomparabile. Non c'è nulla. Quindi tutte le vostre felicità da tempo senza inizio, da tempo senza inizio fino ad ora, fino ad ora, tutte le vostre felicità fino all'illuminazione, nel futuro, tutto, ogni la felicità di che si sperimenti in un sogno, anche quando voi siete stanchi, avete un po' di aria fresca, quando avete caldo, c'è un po' di aria fresca che avviene, è quel piacere, anche quel piccolissimo piacere, quando avete un po' di frescura, che è quello, vi sentite freschi, e questo, quel tipo di piacere, anche quel piccolissimo piacere, anche quel piccolissimo piacere, tutto quello viene dagli esseri senzienti. Per esempio, colui che voi chiamate nemico, colui che voi odiate, colui che voi odiate, che voi odiate, che non sopportate, che odiate, colui che odiate, il nemico, la vostra felicità passata, presente e futura, fino all'illuminazione, tutto questo viene, lo riceviamo da quella persona che chiamiamo nemico. Che è proprio la gentilezza di quella persona, è proprio grazie alla gentilezza di quella persona. È veramente incredibile. Basta quanto lo spazio è infinito. La gentilezza di quella persona è vasta come lo spazio infinito. La gentilezza di quella persona, quella che voi chiamate nemico. Lui che voi chiamate nemico, perché quella persona voi chiamate nemico, quando dite le parole, dicono delle parole sbagliate, lo chiamate nemico. Non è assolutamente niente. Vedete soltanto la gentilezza, quello che voi chiamate nemico. È veramente incredibile gentilezza, straordinaria gentilezza, vasta quanto lo spazio infinito. La gentilezza, ecco. So like that. Quindi così, così ogni essere senziente, così ogni essere senziente dei sei reami, ogni essere senziente dei sei reami, anche il nemico, così ogni essere senziente. Ogni essere senziente, vasti quanto è gentile, sono gentili con una gentilezza che è vasta quanto lo spazio è infinito, così gentile, così gentile, così gentile, così gentile, così gentile. Certo.
So the enemy, quindi il nemico, se voi vi prendete, se voi vi prendete cura del nemico, vi prendete cura del nemico, c'è l'illuminazione, ottenete l'illuminazione. La quella persona vi dà l'illuminazione. Quella persona vitale, se non vi prendete cura di quella persona, non c'è l'illuminazione. Ecco qua, wow, che differenza, che differenza, è veramente una differenza enorme. Prendersi cura e non prendersi cura crea una differenza enorme, veramente una sofferenza, una differenza incredibile. Non c'è illuminazione. E quindi le illimitate qualità del Buddha Dharma Sangha ed è che dà la possibilità di ottenere il corpo santo, il corpo, la mente santa. Allora ottenete, realizzate tutto il sentiero. Se voi non vi prendete cura di quell'altro, sperimentate solo sofferenza per voi e per gli esseri senzienti. E quindi tutto quello che voi fate, tutto quello che avete è solo sofferenza. Quindi così è veramente una grandissima differenza e prendersi cura e non prendersi cura anche solo un essere senziente, un insetto. E quindi così, così tutti quanti gli esseri senzienti sono così preziosi. Sono molto preziosi, incredibilmente preziosi, incredibilmente preziosi, incredibilmente preziosi, incredibilmente preziosi. E ora, adesso, quindi, adesso, anche la più piccola, se vedete, se qualcuno vi accusa, di dovete offrire la vittoria agli altri e prendere la perdita, la sconfitta, di sentirsi, dovete sentirvi contentissimi di fare questo, offrire la vittoria agli altri. Dovete essere assolutamente contenti di fare questo. E qualsiasi cosa succede in questo modo, e anche se c'è un insetto che sta, che è caduto, c'era un insetto che è caduto nell'acqua, preso con le mani, che è caduto nell'acqua, che ha difficoltà, allora lo salvate da quello, una formica, un insetto, e questo lo prendete con le mani o aiutate o piccole cose così, e qualsiasi cosa poi potete fare, qualsiasi cosa, anche le cose più piccole dovete farle, ed è molto importante perché è perché riconoscere quanto preziosi sono gli altri esseri senzienti, anche un piccolo aiuto che potete fare a dare agli altri è molto importante, capite? È molto importante, molto, sono così preziosi, e questo è da dove vengono tutti quanti Buddha, questa è da dove vengono tutti quanti Buddha, tutti quanti Buddha vengono da quello, Buddha vengono da Dharma, viene dal Sangha, viene da lì. Quindi la cosa più, preziosa, quindi dovete offrire qualsiasi cosa voi possiate offrire, dovete offrirla. Quindi è molto molto importante anche offrire un piccolo servizio, qualsiasi cosa voi possiate fare è molto importante, molto importante, molto importante per This is what you think. Oh, this is what you should realize. Questo è quello che dovete pensare. Questo è la consapevolezza che dovete avere quotidianamente. Avere questa consapevolezza è la consapevolezza più importante. Oh, that's a, oh yeah, we should wake up with this, we got better with this, I mean,
bisogna, qualsiasi cosa che voi fate, dovete avere questa consapevolezza, dovete andare a letto con questa consapevolezza di non danneggiare e di offrire la felicità, di offrire. E questa è la grande cosa, una cosa, e quindi assolutamente di causare così la felicità delle vite future, liberare dalla sofferenza e la felicità ultima dell'illuminazione. Questo è... Se voi siete in grado di vivere con questa consapevolezza quotidianamente, allora la vostra vita sarà di grandissimo beneficio. Qualsiasi cosa voi facciate, ovunque voi siete, in Occidente, in Oriente, a Sud, a Nord, qualsiasi cosa voi facciate, la vostra vita diventa veramente, qualsiasi cosa voi fate, lo fate, lavorate per gli esseri senzienti, lo fate per gli esseri senzienti, non per voi stessi, lo fate per gli innumerevoli esseri senzienti, per gli innumerevoli esseri senzienti. E quindi è veramente molto utile venire a questa cosa, è molto utile partecipare a questo corso e vivere la vita con questo tipo di consapevolezza, di seguire questo corso di buddismo, ed è veramente molto utile a te partecipare a questo corso, e al di là del comprendere la vacuità, è la cosa più importante, è proprio questa. Oh, this one. La pratica del tonle. Quindi meditare sull'amorevole gentilezza, abbandonare il vostro corpo, le vostre ricchezze, i meriti, che è le cause di tutte quante le felicità. E quindi come meditare sulla compassione, prendendo tutte quante le sofferenze degli altri, prendendo tutte le sofferenze con grande compassione, tutte le cause di sofferenza, le non virtù, le sofferenze dei luoghi, qualsiasi cosa, e quindi generate una speciale attitudine, generate bodhicitta come prima. E quindi poi c'è la pratica, poi la spiegazione delle sei paramita. Come coltivare le sei paramita. Mi fermo qua per stasera. Oh,
Posso la preziosa Bodhicitta anche a causa della felicità di tutti quanti che sono stati i nostri animali da tempo senza inizio, e quindi di essere in grado di che non hanno incontrato il Dharma, non conoscono. Hanno accumulato tantissimo karma negativo proprio per piacere seguire noi. Hanno sofferto tantissimo da tempo e senza inizio fino ad ora, che soffriranno nel futuro senza fine, e senza fine. E voi stessi siete nel samsara continuativamente, senza praticare il Dharma, senza realizzare la vacuità. E quindi e quindi dovranno continuare a soffrire, sono rinascono da voi e continuano a creare il karma negativo come nel passato, nel futuro continueranno a creare il karma negativo e quindi generando ora la mente, generando la bodhicitta nel loro cuore, nel cuore di tutti quanti gli esseri senzienti, possono generare la bodhicitta nel loro cuore. È veramente molto importante generare la bodhicitta nel cuore degli esseri senzienti di tutto l'universo, generare la bodhicitta nel cuore di tutti gli esseri senzienti in America, compreso il presidente Trump, generare la bodhicitta per tutte le persone che vengono gli centri FMT in America, possono generare nel cuore di tutti i membri dello staff del centro e generare bodhicitta nel cuore di tutti quanti gli studenti e di coloro che si affidano a me, di coloro che, per i quali ho promesso di pregare, che il cui nome mi è stato dato, e posso essere generata, e qualsiasi essere senziente che si ricorda di me, senti il mio nome, se entra in contatto con me, vedi una foto o sogna, e così io possa bodhicitta essere completamente libero da tutte quante le sofferenze bodhicitta affinché venga generata nel nostro cuore, compreso nella nostra famiglia, per quelli che sono nati, quelli che sono ancora vivi e quelli che sono già morti, anche loro, anche quelli che stanno morendo e che sono morti, anche non soltanto anche nella vostra famiglia. Dovete pregare in questo modo per tutti quanti. E quindi ancora. Dal cuore, senza tardare neanche, posso la bodhicitta aumentare dove è aumentata e ottenere così l'illuminazione il più tempo possibile. A causa di quanti meriti passati e presenti, tutti accumulati a me stessa e accumulati dagli innumerevoli esseri senzienti, innumerevoli Buddha. Che non esistono dalla loro parte, che sono completamente vuoti dalla loro parte. Possa l'io che non esiste dalla sua parte essere completamente libero dalla sua parte, ottenere lo stato di Buddha che non esiste dalla sua parte, è completamente vuoto dalla sua parte. Condurre tutti gli esseri senzienti che sono completamente lì vuoti dalla loro parte. Condurre a quello stato di Buddha che non esiste, completamente vuoto dalla sua parte. Da solo, che non esisto, ma che sono completamente vuoto dalla sua parte, completamente vuoto dalla sua parte. Ok.
Oh, okay, so good night. Buonanotte. Grazie. So precepts at 5:45. Otherwise, if you're not taking them, you should be here by 6:00.
Quick announcement. Any teachers, SPCs, or center directors that are hosting Discovering Buddhism tomorrow at 2:30 p.m. in the upstairs by the Starbucks, Venerable Joan and I would like to have a quick meeting with you. Thanks. What did you say?